Buonasera a tutti i miei fedelissimi ascoltatori, vicini e lontani. Come diceva Nunzio Filogamo, un noto conduttore radiofonico del dopoguerra, che seguiva tantissimo mia nonna. Ma detto, fra questa parentesi, mi vorrei soffermare brevemente su un paio di mode che pare che siano veramente abbiano spopolato, io dico in tutto il mondo, secondo me, proprio su tutto il globo terrestre. Ce n'è una pre-Covid e una post-Covid. Parto da quella pre-Covid, che va avanti nel corso degli anni e non morirà mai, è una moda pazzesca, che io aborro, come diceva Gian Piero Mughini. Sapete di cosa sto parlando? Dei jeans strappati. Sì, i jeans strappati. Mi accompagnai l'altro giorno, avevo uno strappino qua nella maglia. Fa cambiare perché sembri proprio un barbone. Ecco, cioè, limite, andiamo al mercato 5 euro. No, no, qua che di tendenza è no, ma la maglietta no. Cioè, addirittura c'è qualcuno che decide per noi quale indumento di jeans strappati. A quel punto lì, visto che in perversa, ripeto, non è che ho scoperto l'acqua calda, questa moda è antica come il mondo. Lì partiamo dagli anni 80, no, non ha mai finito di esistere questa moda, proprio veramente, cioè, non so, se a voi piace. Forse gli do un'attenuante sulle ragazze, sulle do ragazze, no, donne oltre i 30 anni, no. E ragazze ancora, sì, dai, voi perché un adolescente vuole fare, il maschio no, però dai, vi prego. Almeno risparmiatemi il sesso maschile, ma no, 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 no. Allora, io non ho figli, ma se avessi un figlio maschio che mi esce da casa o mi compra dei jeans strappati con, ma adesso va di moda che parecchio strappati, le tasche proprio sbrandellati proprio, ma pagate anche cifre, 50 e 50 euro in su, si parla, addirittura firme blasonate come la Levi's o la Diesel e via, senza. Vabbè, se per voi è bello, va bene, si dice, com'è quel proverbio? È bello ciò, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è tutto rotto, strappato. Se vorrei un'idea, io c'ho una Duster, vorrei fare qualche bella sgrattata sulla portiera, forse è più fica. Questa è bella, bello, no? Vabbè, visto che andiamo in giro così sta. Addirittura c'è gente che si presenta in matrimoni, con i jeans strappati. Oh, ma voi mettete la figata di presentarsi con gli sbrandellati e strappati a mo' di zombie? Perché avete mai visto film degli zombie? Penso di sì, chi non l'ha visto. Parlano anche le camicie, proprio tutto. Boh. E chiudo parentesi, dai. E qui passiamo alla moda del momento. La moda del momento, ovviamente, pure questa a borro, perché questa veramente, cioè. Ve lo dico? Sembra Aldo Fabrizi. Le mascherine, tre tipi ci sono. Mascherine da gomito, mascherine da mento e mascherine da orecchio. Certe ragazze le portano anche come borsette in mano, fanno il pendant con il vestito con le ruote, fa molto scenografia. Perché il maschio uomo, a lui te ne sa il gomito, fa figo, ma la tengo al gomito. Ma che cazzo vuol dire una mascherina al gomito? Beh, sì, ce l'ha, ce l'ha. Perché pare che ci siano delle statistiche che se tu porti una mascherina al gomito, il COVID capisce che tu hai un'arma contro di lui e già sta lontano. Dice, guarda che se ti avvicini, io ti minaccio, io me la metto in faccia direttamente. Io sto straccio qua, me lo metto in faccia. E il COVID sta lontano, quindi già averla ha un significato. Cioè, quindi io sono uno che rispetta la legge, ho la mascherina, la porta al gomito. A contatto con agenti atmosferici, microbi, tutto quanto quello che vuoi, però impantato ce l'ho, è attaccata al gomito. Poi d'estate, sai, se sudicchia un po', è bella averla al gomito, poi magari pure te la metti pure in faccia, perché alcuni addirittura la mascherina, alcuni pensa che dal gomito, ta-ta, non si ricordano che è solo da gomito, è anche pure qua. Poi il top del top è quella da mento, qua sotto, qua è bellissima, una roba estetica meravigliosa. Allora, da quando non è più obbligatoria, ho notato che spesso e volentieri, l'indossamento della mascherina parlo,
Vedo che nei supermercati vari, dove vuoi tu? Anche all'aperto. Se la mettono qua sotto, ho un labbro, un po' qui, è un po' borderline, fra qui, un po' qui, un po' lì. Probabile che anche sia anti-Covid anche questa, perché in effetti il Covid ti vede, perché lui ti vede, non è stupido, ti vede, dice cazzo, questo qui c'ha la mascherina già lì, quindi lui, tadà, in 3 secondi si alza. Il Covid sta molto attento. E poi il dolce si fu, abbiamo quella classica, la più classica, quella mo' di orecchino, orecchino, sapete, c'è un elastico attaccato e l'altro sta penzolante. E beh, è bellissimo, e beh, dai. Poi se ce l'avete azzurra con la camicia bianca, fa un'estetica. Ma è di una bellezza unica. Anzi, io do un consiglio a Armani, Valentino, quelle firme, io gli consiglio di fare qualche bella mascherana, mascherange, guarda, orecange, con qualche con la firma, Valentine, Armani, la mascherina da orecchino, da mento. E dal gomito. Spettacolo, spettacolo, signori, spettacolo, vi invito a provarla. Io non l'ho ancora provata e non la proverò mai, però vi invito, anzi gli stilisti, a produrre questa mascherina multicolor, eccetera, no? Dice, buongiorno, buongiorno, desidera. Vorrei una mascherina, ma cosa la vuole? Da gomito, da mento o da... O d'orecchino, ma no, io la voglio quella da portare in mano, così, sai, scaccia pensieri, me la giro un po' in mano, sai, un po' di microbi, poi a volte pure me la metto pure in faccia, così, ma sai che igiene che c'ho qua, ma sei bellissimo. Signori, a presto, buona serata.